domenica live scoppia un nuovo putiferio riguardante il tutto dovuto agli ospiti presenti nello studio della D'Urso. Protagoniste dello scontro sono state Carina Cascella e la giornalista Monica Setta, che ad un certo punto ha sconvolto tutto il pubblico in studio. E, successo subito dopo, Cecilia Capriotti confessa la verità sul rapporto con Amauris Perez. Cosa è successo, ma cosa sarà mai successo nel salotto pomeridiano di Carmelita? Monica Setta contro Cecilia Capriotti, ecco cos'è successo. Tema centrale della discussione era il presunto flirt che si sarebbe mosso nell'oscurità delle notti del reality. Le voci che vogliono una storia clandestina tra e sono sempre più insistenti, nonostante la secca smentita di quest'ultima. Tuttavia, sia Craig Warwick che Monica Setta non sono sembrati molto convinti della sua affermazione. E, in particolare, la giornalista ha dichiarato che Craig racconta tutta un'altra storia, sostiene che ci sia stato qualcosa tra loro. Un'affermazione che ha fatto infuriare la Capriotti, che ha minacciato di denunciare Craig per diffamazione. Il sensitivo, dunque, ha deciso di ritrattare e specificare che Cecilia e Amauris sono solo amici, ottenendo l'eco della Setta, che ha detto che non sappiamo nulla di Cecilia e che non possiamo parlare perché Cecilia ha minacciato denunce. Monica Setta contro Carina Cascella, ecco cos'è successo. Subito il web si è scatenato contro la giornalista, che ha annunciato di aver dovuto chiudere le sue pagine social per via del gran numero di insulti ricevuti. A questo punto, però, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, sferrando un colpo basso contro l'opinionista. Hai chiesto a me che mestiere faccio, ha detto a Monica Setta, ma tu non sei stata professionale. Tieniti la tua laurea, non hai coerenza. Hai fatto una figura di M. La Setta non si è però tenuta agli insulti, annunciando una querela contro Carina e, sprezzante delle conseguenze, l'ha insultata facendo riferimento alle origini territoriali della Cascella, parla tu con la tua voce napoletana. Ma non si è nemmeno fermata qui e, dopo aver temporaneamente lasciato lo studio per protesta, ha subito ristabilito il collegamento, una vera e propria sceneggiata, dunque, che ha fatto impazzire il web. E voi, da che parte state? Avrà ragione Carina Cascella o Monica Setta? Guarda la Photo Gallery.